La Corte europea dei diritti di Strasburgo ha condannato l'Italia per non aver agito con rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito in una cittadina in provincia di Udine. L'uomo uccise il ragazzo e poi tentò di uccidere la moglie. I giudici europei hanno stabilito che non agendo prontamente le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito alla ripetersi di atti di violenza. La sentenza è stata commentata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. È amara perché colpisce l'Italia in un punto sensibile dove si accolgono molte fragilità del paese e tuttavia deve essere fatta nostra e trasformata in un monito forte a non lasciare sola nessuna donna in difficoltà. Mimmo Siena, Speciale News.